Amici 21, i reali rapporti dei prof a telecamere spente, parla Moisei Coach. I professori del talent show di Maria De Filippi bisticciano soltanto a telecamere accese o anche quando cala il sipario? In studio sono agguerriti, se le cantano e se le suonano come se un domani non ci fosse, a volte scappa pure qualche intemperanza di troppo. Stiamo parlando dei Fab Six di Amici di Maria De Filippi, vale a dire i sei insegnanti, coach, della scuola del talent show di Canale 5. Marudi Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Anna Pettinelli. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, quando i riflettori della TV si spengono, che rapporti hanno? Le liti e le stoccate si concludono quando si spegne il LED rosso della telecamera oppure qualche strascico continua a serpeggiare a porte chiuse? In un'intervista al magazine Gente, i sei professori hanno risposto al quesito. Nell'edizione in corso i team sono così suddivisi: Cuccarini Todaro, Pettinelli Peparini e Celentano Zerbi. A proposito delle frizioni che si accendono durante le puntate, Lorella ha spiegato che tutto resta circoscritto al programma e che quando cala il sipario i rapporti tra tutti i professori sono cordiali e non zeppi di rancori. La competizione si ripercuote fuori dalla show? Ma no, c'è una bella chimica tra noi. Ma durante la puntata ci accendiamo, facciamo fuoco e fiamme. Perché ognuno tiene ai propri ragazzi e vuole portarli avanti, ha sottolineato la Cuccarini. La versione di Lorella ha trovato conferma negli altri cinque insegnanti che da un lato hanno tutti dichiarato che c'è molta determinazione e competizione, ma in chiave sana e leale, dall'altro che ogni discussione non mina il rapporto di stima che c'è tra tutti. Ci confrontiamo, a volte, ci scontriamo, ma alla fine di tutto rimane il rispetto e la stima. Ci salutiamo sempre con il sorriso. Naturalmente anche nel corso delle interviste i Fab Six non rinunciano a perorare le proprie cause. Ad esempio, sempre durante l'intervista rilasciata a Gente, Zerbi, sul fatto che lui e la Celentano siano considerati i cattivi di Amici, ha detto che cattiveria è illudere i ragazzi con quel buonismo che in realtà è fine a se stesso e a volte può anche essere un modo per farsi fare un applauso in più dal pubblico. A chi si è riferito? Chissà. Rudy è inoltre tornato sull'abbaglio che prese con Emma Marrone, ammettendo che all'epoca in cui la Salentina era nel talent sbagliò a giudicarla. Alessandra Celentano ha invece svelato una curiosità sul collega. Anzi, un difettaccio, Rudy parla a voce altissima, mi spacca i timpani e ha una forza che se ti prende un braccio te lo stritola. Todaro ha raccontato che con la socia Lorella Cuccarini ha un ottimo feeling professionale e che qualche volta lei interviene per placare il suo animo focoso. Come? Quando capta che Raimondo si surriscalda, lo prende letteralmente per la giacchetta, invitandolo a stare buono. Mi tira la giacca, mi dice di respirare e stare tranquillo, ha confidato l'ex volto di Ballando con le Stelle. Infine spazio a Pettinelli e Peparini, le quali hanno dichiarato di avere un eccellente legame e di completarsi a vicenda. Insomma, al di là delle bagarre relative alle dinamiche del talent, i Fab Six vanno d'amore e d'accordo. Anche perché la saggia Maria De Filippi vigila costantemente, guai se qualcuno va fuori dai binari del rispetto.